Scusa, mi è arrivata una telefonata e non so bene. Vabbè, non mi ricordo più dove sono arrivato, ma mi sa che sono arrivato fino al punto di dire che si parlava di Iannarilli. Quindi, Iannarilli, dico che io reputo un ottimo soggetto e ha sempre fatto bene il suo lavoro. E certo, non è colpa sua se abbiamo preso 61 gol, se ne abbiamo presi 4 l'ultima settimana. Iannarilli è un ottimo portiere. Dopodiché, quando troveremo qualcosa di importante e meglio di Iannarilli, forse Iannarilli diventerà il secondo. Ciò non toglie che Iannarilli, poi, anche se arrivasse un fenomeno, un altro fenomeno, potrebbe sempre essere il migliore. Detto questo, la difesa è stata rinforzata. Per me, quando voi dite, ma è ritornato Bogdan, non è che è ritornato, è un soggetto che c'era. Ha giocato poco con noi, ora è tornato. Per me non abbiamo una difesa scarsa. E qui non voglio sostituirmi al lavoro di nessuno. Noi abbiamo una squadra, a mio avviso, rinforzata, molto competitiva, che è una squadra anche che in gran parte ha già giocato insieme per un anno, e questo io lo reputo un grande vantaggio. Io voglio dare continuità a questa squadra. Vi dico con serenità che a gennaio, a parte qualche ritocco, e se nessuno si rompe una gamba, noi non faremo mercato. E il prossimo anno forse noi non faremo mercato, o se lo faremo, lo faremo forse di un soggetto, mezzo, due. Cioè dipende dove saremo il prossimo anno. Se saremo in Serie C, faremo un mercato che ci riporterà 25 persone completamente diverse da quelle che abbiamo oggi, forse ci seguiranno in tre. Se dovessimo restare in Serie B, io non vedo un mercato, io vedo una squadra che al massimo potrà cambiare un soggetto. Ma scusatemi, signori, le squadre che hanno fatto grande l'Italia e che hanno vinto veramente i campionati del mondo, ma non erano forse fatte da Zoff sempre nella stessa società per 20 anni, non cambiava mai. Mazzola, Facchetti, non è un altro mondo. Il mondo che hanno inventato i procuratori, e cioè e i direttori sportivi, il mondo del ogni 6 mesi bisogna stravolgere tutto, se no non si è forti, è un mondo che a me non piace. Quindi, siccome è un mondo che io a livello aziendale non condivido, intendo evidentemente andare dietro alla mia idea. E la mia idea, anche nel mondo del calcio a livello aziendale, è semplicissima. Maturazione della squadra, squadra il più possibile, meno cambiata possibile, anzi oserei dire, squadra con strutture che gli permettano di dire sono una squadra di serie B e di serie forse un giorno anche superiore. Oggi la Ternana è una squadra di serie C come società. Non come calciatori, allenatori, staff, come società. Io, Stefano Bandecchi, sono una società di serie C. Perché che cos'ha la Ternana? Scusatemi, con tutto il rispetto, i campi della parrocchia che ringrazio, che ce li danno per fare gli allenamenti, il campo accanto allo stadio che non ha le misure per allenarsi nella maniera giusta per degli adulti e lo stadio che comunque va a pezzi, cioè questo abbiamo noi. Lo stadio non è nostro. Il centro sportivo non ce l'abbiamo. Per fare fisioterapia bisogna inventarsi i draghi. Per stare in una palestra nella maniera giusta. Cioè, voglio dire, noi non abbiamo niente. La Ternana non è una società appetibile perché ha solo i soldi che il patron paga di stipendi tutti i mesi. E non basta. Tante altre squadre prendono i soldi regolarmente. Non è che tutti gli mancano i soldi. Non è che alla fine c'è gente. E quindi, signori cari, che vantaggio è il fatto che Bandicchi paga gli stipendi? Bandecchi paga gli stipendi, è normale, li pagano anche al Milan, alla Juventus, alla Lazio, a Roma, all'Udinese, all'Atalanta, li pagano da tutte le parti. Eppure, evidentemente, noi siamo sicuramente meno appetibili di loro perché rispetto alle squadre che ho sottolineato, al Palermo, al Bari, rispetto al Genoa, al Cagliari, noi non ci abbiamo niente, niente. Cioè, chi viene a Terni, ma dove devi venire? Devi venire in piazza a Terni a farsi un giro e poi ha finito. Quindi, cari signori,
Noi dovremmo ricostruirla questa società, fondarla questa società e ricominceremo a costruirla iniziando i lavori del centro sportivo. Spero che il nostro bravo Annibaldi, prima del 15, mi porti i conti definitivi, poi con rapidità e velocità cercheremo di cominciare a creare e a realizzare il nostro centro sportivo, creando un centro sportivo che la Ternana Calcio non ha mai avuto e creando qualcosa che ci farà diventare a malapena una squadra vera, se avremo la forza, di Serie B. Punto e basta. E poi vedremo dove andare. Se noi mai vincessimo il campionato, che possiamo anche vincerlo, secondo me, perché no? Possiamo perderlo, possiamo retrocedere, ma possiamo anche vincere. Se noi vincessimo, io ve lo ripeto, io resterei in Serie B, perché se andiamo in Serie A, ci danno giusto lo scivolo dei 15 milioni perché siamo tornati in Serie B. Cioè, signori, noi non siamo una squadra da Serie A, ma non per i calciatori che abbiamo, non per lo staff che abbiamo, per la società, per colpa mia e di quelli che mi hanno preceduto per 50 anni. Noi siamo un'azienda che non esiste, noi non abbiamo niente. In Serie A che ce ne fa? Le trasferte, andiamo per vedere i campi importanti, per andare a giocare alla Juventus Stadio. Cioè, voglio dire, perché ci sentiamo così fighi, ma poi torniamo direttamente a casa. Cioè a Terni da soli. E c'è anche di peggio, quando uno torna indietro, delle volte va proprio indietro, va via. Non ho visto mai fenomeni che sono scesi dalla Serie A e che sono riusciti a fare subito. Qualcuno raramente lo fa, se no tutti soffrono molto. E più tempo sei stato in Serie A, delle volte, e più soffri quando torni indietro. Però il concetto è che noi oggi, sicuramente come azienda, non siamo strutturati per farlo. Il mercato a me piace, poi vedremo i risultati. Il DS è confermato a vita e può andare via fra un minuto. L'allenatore è confermato a vita e può andare via tra un minuto. Se tutti pensassero a lavorare e pensassero a fare il proprio mestiere, poi se evidentemente la stampa non sa cosa scrivere e vuole avere delle idee, mi dà un colpo di telefono ogni tanto e gli dico come stanno le cose. Non potete continuare a scrivere cose che non sono vere, perché poi non si avverano. Fino ad oggi anche voi avete fatto diverse figuracce. Io ho letto su tutta la stampa nazionale chi erano gli allenatori pronti. Pensate, io non solo non ho i numeri di telefono di questi rispettabili signori, non so onestamente nemmeno chi sono. E non ci ha mai parlato nemmeno Leone. Quindi stiamo sereni. Affrontiamo il campionato, la partita di domani sarà la prima partita vera di questo campionato perché parlando di cose serie, particolarmente serie, io verrò per la prima volta in campo con a scarpa. Cose serie, sì. Speriamo che a scarpa non mi deluda. Oh, la tengo in macchina, tutti quelli che montano mi dicono che cacchio ci fanno queste scarpe in macchina, quindi io domani sono a Terni, metto a scarpa e vediamo come succede. Dentro la mia testa c'è un sogno e io, almeno fino a domani, fino alle 2, lo voglio cullare questo sogno. Arrivederci a tutti. A scarpa.